Presentato in anteprima mondiale al 15° Bifest nella sezione Italia Film Fest, Calavria, film documentario di Cristina Mantis, racconta il viaggio di un Ulisse in chiave contemporanea, girato in Calabria. È la storia di un naufrago senza memoria che ritrova se stesso in uno dei luoghi che attraversa. L'opera ci regala una fotografia magica, formidabile occasione per esplorare dei posti magnifici, in un'atmosfera mitologica, con degli attori perfetti. Perché questo film è la scelta degli attori? Ma guarda, perché era necessario, capito, per noi che siamo Magna Grecia, riparlare della Magna Grecia, se ne parla troppo poco, e quelli che erano questi, quei valori devono essere assolutamente... gli inglesi direbbero to spread per il mondo, cioè sparsi per il mondo, cioè comunicati, perché per esempio Pitagora nel film che cosa ci dice a un certo punto? Voi greci, dice al greco, siete venuti qua ed è vero che avete creato la Magna Grecia, ma non sarebbe stata possibile se noi qui non fossimo stati quello che eravamo, cioè voi avete trovato terreno fertile, perché noi qui avevamo una parità con le donne, cioè le donne erano considerate alla pari, non c'erano gli schiavi e soprattutto non c'era la guerra. Quindi in questa epoca storica dove siamo tutti smarriti e dove c'è un mondo che sta perdendo la propria umanità, qual era la cosa più importante da fare? Cercare proprio di comunicare questi messaggi. Ho preso la Calabria, ma potevo prendere la Puglia. Cioè, certo, abbiamo il tempio di Pitagora, no? A Metaponto, quindi sì. Questo bisogna dirlo. Assolutamente, no? Assolutamente. Ma guarda, non ti anticipo niente, però c'è in mente un progetto più vasto che abbraccia ovviamente la Puglia, oltre che la Sicilia e altre regioni del sud, tutte quelle connesse alla Magna Grecia, è in cantiere. La scelta dei personaggi, a cominciare da Ivan Frane, che gli attori, cioè il fatto di recitare, cioè non è quello che li rende grande, è proprio quando non lo fanno, e lui è capace di non farlo, cioè è capace di svuotarsi e di mettersi e di farsi riempire da quelle che sono le vibrazioni che incontra e interagire, no? E quindi per me proprio è stato straordinario lavorare con lui, una gioia, un'empatia che si è creata, e vedere che in lui usciva fuori tutta questa bellezza, e la bellezza, perché andava scelto un attore che già di suo fosse interiormente bello, diciamoci la verità, oltre che esteriormente, perché sai, cioè tutte le donne mi invidiavano lì sul set, sì, dicevo, perché lui ha un volto molto maschile, molto sì, espressivo, come dicevo, appunto non è un bambolotto. No, io ringrazio Cristina che mi portava in questa avventura e sono stato felice a lavorare con lei come altri attori e incontrare persone di Calabria fantastiche. Domenico è stato per anni e anni e anni il direttore artistico del Centro Teatrale Meridionale, lo è ancora, ma aveva anche il Teatro Gioiosa. Il Teatro Gioiosa, lui ha portato il teatro ovunque, cioè solo questo meriterebbe un documentario a parte. Poi questo teatro è stato chiuso. Anche questo purtroppo è Calabria. Un personaggio di grandissimo spessore, l'abbiamo studiato tutti al liceo, no? Certo. Certamente. Come è stato recitare in queste vesti? Guardi, intanto sono onorato di aver interpretato un personaggio così importante. Nasce, diciamo, questo progetto tantissimi anni fa, poi c'è stata una trasposizione in questo, perché avevamo realizzato un lavoro teatrale. Io avevo commissionato il testo a Mario Moretti ai tempi, se parliamo nel 2010, sì. Sì, che era il primo testo che si scriveva su questo famoso personaggio. Teatralmente non era mai stato trattato, e quindi abbiamo realizzato ai tempi una grande opera teatrale che è stata poi realizzata anche al Quirino di Roma, quindi un progetto notevolmente interessante. È chiaro che Pitagora è una cosa che ci appartiene, è una cosa che riguarda la Calabria in primaria importanza, se vogliamo, tant'è vero che la scuola pitagorica era a Crotone. Crotone era la capitale dei tempi antichi, il VI secolo avanti Cristo, dove tutti i pitagorici, tutti gli allievi di Pitagora sono stati quelli che hanno governato e stati presenti nelle varie colonie greche della Magna Grecia. Quindi queste figure che avevano studiato da Pitagora, quindi allievi di Pitagora, erano quelli che governavano il mondo, si può dire, il mondo antico di allora.
allora, quindi hanno compreso, a Siracusa c'erano questi pitagorici, quindi a Locri c'erano i pitagorici e via dicendo, quindi voglio dire è stato un grande, un grandissimo, e quindi una cosa che ci appartiene, che sicuramente abbiamo dentro di noi, questa cultura antica, questa cultura che sicuramente è greca di base e che ci portiamo fino ai tempi e ancora di ne parliamo e ne parliamo cosa. Tuttora, quindi questa è un'operazione diciamo culturale che abbiamo in qualche modo diffusa in tutta la Calabria, questi lavori teatrali che abbiamo realizzato, quindi il legame è fortissimo. Con Cristina sono progetti che ne parliamo. Ma si vede che è una donna fantastica, si vede proprio, si percepisce. Anni, e che logicamente avevamo dentro di noi, che le ha maturate in modo particolare, scrivendo il testo, quindi la sceneggiatura, scegliendo anche le location che abbiamo per tantissimo tempo ricercato, certo, ecco, grazie. I luoghi, quindi in qualche modo abbiamo collaborato al massimo. Quindi avete fatto, certo, quindi è stata una collaborazione globale fra voi, globale. Bellissima. In questo film ci sono veramente, c'è la presenza di tantissimi amici, oltre al rapporto, devo dire, di amicizia straordinario fra me e Domenico, c'è un altro rapporto anche molto forte, che è quello con Alexandros Sahalis e con Dimitri Tsitsopoulos. Lui è il... Alexandros Sahalis è un musicista greco, grande patriota. Sera. Che sono anni e anni che di amicizia e di collaborazioni, e chiaramente lui è un grande difensore dei valori della Grecia, della Magna Grecia. Insieme i due nel film cercano di riunire Grecia e Magna Grecia. It was a great opportunity for me to work with a great artist and a great Italian direttore, director. Voglio dire, no, adesso do la parola a lui un attimo, questo per dire che è stato molto bello unire già sullo schermo quello che noi ci auspichiamo che accada, cioè questa unione Grecia-Magna Grecia. Ho trovato l'opportunità per fare musica per una stanza in Galizia, no, Ilio ti ollo ton cosmo por patisse, anto levanti sto ponenti pai, pino gapao e gosu to corisse, canuna to cevre, assu gelai, come va? Ilio ti ollo ton cosmo por patisse, e grecanica. Is what if the sun goes all over the world? Is per una donna that vuole trovare la tua amore, la sua amore through the sun, il sole. Iglio, 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 iglio. And it was a great opportunity for me to work and contribute to this incredibile progetto. Cronia Polla. Grazie, grazie. C'è la tua faccia è greca, eh? Sono nata a Taranto. Perché noi tutti parliamo di Penelope. Ulisse faceva quello che faceva, ma che faceva Penelope? Poverella, e va bene. E ha fatto i salti mortali per ricongiungersi con lui. Certo. Ma Circe, che avrebbe rinunciato alla sua immortalità pur di stare con lui, non era una grande? Lei è una greca perfetta, ha un viso perfetto. Mi ricorda quei visi proprio alla Irene Papas, così, solo che è bionda invece. Sì, volutamente, sì, per renderla un po' più contemporanea, no? Insomma, raccontami di questo personaggio. Questa Circe nasce perché io precedentemente, prima della pandemia, avevo fatto una performance al Macro di Roma come la Circe di Pavese dei Dialoghi con Leucò, che scrisse, per una strana coincidenza, a Brancaleone quando venne esiliato durante la guerra dei fascisti. Quindi lui creò questa opera lì, e io ovviamente all'epoca l'avevo scelta per altri motivi, perché ha un linguaggio di una potenza eccezionale ed è molto contemporaneo. Lui rende il mito in questa opera umano, carnale. Ed è quello che esattamente poi serviva anche a noi nel film, perché in questa edizione Circe vuole rinunciare alla sua immortalità per poter rimanere sempre con Ulisse, che poi comunque invece è legato al suo destino e deve comunque tornare. Certo, deve tornare dalla sua famiglia. E quindi Cristina, vedendo questa performance in una videoinstallazione sonora che avevo realizzato, è rimasta molto colpita, e lei aveva
aveva con Domenico Pantano già da tempo questo progetto nel cassetto da realizzare per omaggiare appunto la loro terra e il mito e tutta una serie di cose. E quindi, dato che avevamo fatto già altre collaborazioni nel passato, ha pensato di collegarmi in questa maniera con il personaggio. Riprendici la tua immortalità. Della Movimento Film, che partecipa, e la Ganesh Produzione, che invece è la mia, che è una produzione più piccola della Movimento, che però insomma già ha fatto diversi bei documentari e che speriamo prosegua, soprattutto con uno sguardo particolare al femminile. Bellissimo, no, io sono veramente rimasta colpita da questa collaborazione universale e dal fatto che loro abbiano collaborato in un altro modo, no? Con la produzione e anche con la presenza fisica, sì, in questo film. Qui poi abbiamo anche l'Africa, adesso guarda, sì, invito Badalassec, sì, perché sì. Guarda, posso dirti questo, c'è uno dei momenti forse di intensità, sì, più potente di questo documentario, è proprio quando lui canta, perché tu pensa, lui entra in un paese abbandonato, ad Africo, sì. Africo, dice no Africa, Africo, entra in questo paese abbandonato e fa un canto straordinario così alle anime rimaste, perché tutti sono andati via da questo posto, ma ci sono le anime rimaste, lui canta a queste per onorarle, rendergli grazie e fare in modo che queste diventano le anime che proteggono poi tutte le anime perse del mondo. Ci vuoi cantare un po' la canzone? Allora noi eravamo galo, gavendenino già, io le grazie, bellissimo. Come ti sei sentito a fare questo film? Ho cercato di interpretare quello che io sono. Sì. Sono di una famiglia di artisti, cantanti, mistici anche, sul punto di vista dei radici africani. E quello che noi abbiamo ancora in Africa e lo preserviamo, che è le tradizioni, come le dico anima, le anime non hanno bisogno di bel vestiti né di mangiare il cibo che noi. Le anime hanno bisogno di un'altra alimentazione. Abbiamo bisogno anche di fare e sviluppare questa realtà umana, naturale. Non siamo soli sulla terra, siamo accompagnati da altri personaggi che vivono con noi e dobbiamo cercare di trovare una soluzione. Siamo troppo aggressivi perché ogni tanto loro dormono o dimenticano, perché noi le abbiamo dimenticato, noi cercare il consumismo, la tecnologia, quello che succede adesso. E normalmente bisogna una visione, cercare di ritornare indietro e cercare anche di sviluppare questa realtà che farà la pace del mondo. Perché facciamo questa guerra? Perché sviluppiamo questo odio tra di noi e siamo dei esseri umani? Per questo motivo ero il mio ruolo. Leucotea e Circe sono un dialogo dei dialoghi con Leucò di Pavese. E per cui diciamo il frammento di dialogo che si vede tra Leucotea e Circe in realtà nasce da uno spettacolo teatrale che noi abbiamo rappresentato al Macro Asilo di Roma. Fantastica questa cosa, perché siamo partiti da una parte, poi in realtà Cristina ha seguito tutto il nostro lavoro, si è innamorata dello spettacolo e di lì è partito l'incipit per parlare insomma della dimensione mitica, no? Della Calabria, alla
quale lei è legata, essendo calabrese, ma anch'io. Ti avranno inquadrato sicuramente questi occhi favolosi, immagino. Sì, si vedono, grazie. Comunque quello che volevo dire è che sono veramente orgogliosa di aver preso parte a questa operazione, perché racconta una Calabria diversa, racconta una Calabria che riesce a unire i vivi e i morti, c'è una dimensione spirituale anche molto molto profonda nel film, legata alla dimensione non solo mitologica, ma proprio di questa natura selvaggia che ci riporta a un tempo antico, arcaico, dove come dire, la natura non è vista come una nemica, ma la natura è ancora amica dell'uomo. E per cui quello che mi inorgoglisce nel momento in cui penso di aver preso parte a questa operazione è che, appunto, avendo parzialmente delle origini calabresi, posso dire che è una terra dove esiste sicuramente anche una dimensione. Quindi che senti? Sì, sì, che sento assolutamente, però dico, è una terra dove può esistere il nero, ma esiste anche il bianco, esistono anche altri colori, penso che il film abbia, come dire, voglia raccontare anche quanto è importante non dimenticarsi dell'importanza del saper accogliere l'altro, perché questo naufrago ovunque va, ed è quello che veramente emoziona nel film, trova qualcuno che gli apre la porta e gli dice vieni, entra, anche in maniera malvagia a volte. Sì, no, però in realtà nel film accade in maniera benigna, devo dire, perché viene accolto e trova ovunque, ma anche quando parla con il brigante, trova in qualche modo qualcosa da condividere con questo brigante, cioè nel senso c'è sempre una dimensione di condivisione del vissuto, e quindi penso che sia un film importante. In questo momento in cui invece si erigono muri e si mettono paletti. Che cosa ne pensi di questo B-Fest? Che impressione hai avuto? Guarda, ho avuto un'impressione molto positiva, perché ho avuto l'impressione di un festival che cerca di guardare oltre il commerciale, che cerca di dare voce a chi voce difficilmente riesce a trovarla all'interno del mercato, del mercato cinematografico, che purtroppo ha delle leggi legate appunto appunto, sappiamo, proprio alla distribuzione, alla grande distribuzione, eccetera. Però ci sono, il cinema è fatto di tante voci, e questo B-Fest, devo dire che ha cercato, secondo me, di dare voce a dei film particolari, a dei film che escono dai binari della filmografia che troviamo normalmente nelle sale, no? Quindi i festival, secondo me, devono avere questa apertura, è il luogo ideale per avere questa apertura, perché appunto altrimenti determinati film difficilmente riuscirebbero a trovare uno spazio. Quindi felice di essere qua. E siamo felici anche noi di aver intervistato voi, e vi facciamo tanti in bocca al lupo e forza, che dobbiamo andare avanti col cinema italiano e anche con il B-Fest. Salutiamo. Ciao a tutti.